In questa puntata di Unicam News, Don Agnello Manganiello, ospite d'eccezione alla consegna del premio Arnaldo Quadrani. Ad Unicam una giornata sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. Studenti di informatica alla Radio Web, cosa avranno combinato? Finanziato un programma sulla pianificazione ambientale nell'ambito del programma comunitario Erasmus+. Ben trovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi titoli li abbiamo sentiti, ma vediamo subito il primo servizio. Sono Stefano Burotti, Cecilia Mancia e Sara Morosi, i vincitori del premio Arnaldo Quadrani, premio fortemente voluto dalla famiglia Quadrani, dall'amministrazione comunale di Serravalle di Chienti e dall'Università di Camerino per ricordare la figura di Arnaldo Quadrani, sindaco del comune di Serravalle del Chienti dal 1980 al 1985, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. I premi, del valore di circa 1.000 euro ciascuno, sono stati assegnati alle tre migliori tesi di laurea di studenti dell'Università di Camerino, riguardanti le tematiche legalità, trasparenza e impegno del cittadino nella gestione dell'amministrazione pubblica per il bene comune. La cerimonia di consegna si è tenuta giovedì 28 gennaio presso il Palazzo Comunale di Serravalle di Chienti. Ospite d'eccezione Don Agnello Manganiello, sacerdote campano da anni impegnato contro la camorra e fondatore dell'Associazione per Legalità Ultimi. Scuola e l'università sono le due agenzie educative formidabili, sono rimaste le uniche dove si può incontrare le nuove generazioni, dove si può colloquiare con loro, dove i ragazzi possono essere nella condizione ottimale di poter confrontarsi tra di loro, ma anche con la realtà, con la conoscenza, con il sapere. Allora, hanno una grande funzione la scuola e l'università, sono una grande opportunità. Molto dipende anche da coloro che sono preposti ad accompagnare questi ragazzi al percorso alla conoscenza, al sapere, ma anche a prepararsi per la vita. Il saper anche stare insieme tra gli stessi studenti, rispettarsi, trovare attraverso non la violenza, ma anche attraverso un rapporto cordiale, rispettoso gli uni degli altri e allenandosi non solo a conoscere le proprie capacità, le proprie qualità, ma anche quelle degli altri e metterle insieme, diventa una ottima palestra per prepararsi alla vita, per entrare nella società, non come uno lupo per l'altro, no? Ma come cittadini che si sono allenati a mettere in gioco, a mettere a disposizione degli altri le loro capacità e quindi a dare un contributo validissimo per una società migliore, che non sia una giungla, ma sia veramente una occasione, uno spazio di interazione, di comunicazione e di collaborazione. L'Università di Camerino ha promosso nei giorni scorsi una giornata sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. Un momento di proficuo dibattito su tematiche di primario interesse in questo momento. La giornata si è aperta con l'introduzione ai lavori del rettore Flavio Corradini, del direttore generale Luigi Tapanelli e della prorettrice Sara Spunatarelli. Sono intervenuti poi in qualità di relatori, esperti e docenti che hanno affrontato gli aspetti giuridici relativi alla trasparenza richiesta alle amministrazioni pubbliche, portando così testimonianze di best practice. I temi che sono stati trattati sono di grande attualità per il nostro paese, perché purtroppo le statistiche in materia di corruzione ci dicono che noi siamo messi agli ultimi posti. È una situazione che naturalmente il paese deve superare e in questa giornata si è voluto riflettere sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione. Senza trasparenza c'è corruzione, con la trasparenza la corruzione deve essere ridotta. Quindi sono fondamentali questi argomenti per la vita del nostro paese. L'Ateneo ci crede e ha attuato tutti gli strumenti necessari, ma noi già
nel 1989, quando è stata istituita l'autonomia universitaria, noi avevamo previsto nei nostri statuti che le assemblee dei nostri organi collegiali fossero pubbliche, e quindi sono state pubbliche fin dall'inizio, sono pubbliche tuttora, e questa è l'applicazione concreta, non solo formale, della trasparenza. Insomma, ognuno può partecipare, ascoltare il dibattito e quindi essere informato su ciò che gli organi accademici dell'università deliberano. Quindi ci crediamo molto e vogliamo essere di stimolo, insomma, per tutto il territorio, per il contesto sociale, economico e anche per il paese stesso, per essere, appunto, per sensibilizzare l'opinione pubblica, i pubblici dipendenti, i funzionari e i politici, purtroppo dobbiamo dire, purtroppo anche per loro, ad essere, appunto, trasparenti per evitare fenomeni di corruttela. Nei giorni scorsi la sede della web radio di Unicam è stata pacificamente invasa da un gruppo di studenti della laurea magistrale in Computer Science di Unicam. Hanno messo le cuffie e preso possesso dei microfoni e del mixer per la registrazione e lavorato per tutto il pomeriggio. Ma cosa avranno realizzato? Lo scopriremo nelle prossime puntate, quando il loro lavoro sarà terminato e pronto per la messa in onda. Possiamo anticiparvi però che i ragazzi stanno frequentando il corso in Digital Innovation and Strategies for Communication, che comprende una parte di laboratorio per mettere in pratica quanto appreso a lezione. Stay tuned! Ancora successi a livello europeo per la ricerca Unicam. Il progetto sulla pianificazione ambientale, denominato Eneplan, che vede tra i partner anche l'Università di Camerino, ha ottenuto un importante finanziamento nell'ambito del programma Erasmus+. Di grande respiro internazionale il partenariato, che vede la partecipazione alle attività di ricerca dell'Università di Camerino, dell'Università di Roma III, che è capofila del progetto, e poi anche di enti di ricerca e di istituzioni italiane, maltesi, portoghesi, spagnole, libanesi, giordane ed egiziane. Il ruolo di Unicam, con il gruppo di ricerca coordinato dal professor Andrea Catorci della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, sarà quello di mettere a disposizione le proprie competenze per la definizione di processi di valutazione ambientale e di impatto paesaggistico attraverso strumenti di analisi geobotanica e di ecologia del paesaggio. L'obiettivo è quello di giungere, attraverso un approccio interdisciplinare, a far sì che ambiente, tecnologie, pianificazione e paesaggio siano tutte considerate nella pianificazione e nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Nello specifico, visti i paesi coinvolti nella partnership, il progetto affronterà questa sfida nell'area mediterranea, il tutto anche per offrire nuove opportunità di inserimento nel mondo del lavoro a giovani laureati. Bene, con questa puntata è tutto, io mi fermo qui. Vi ricordo che tutte le notizie sull'Università di Camerino sono disponibili sul nostro sito web www.unicam.it. A tutti voi grazie per essere stati con noi e buona serata.